con la presentazione del libro di Piero Angela, Cosa serve la politica, pubblicato da Mondadori, che si è svolta appunto oggi presso il Palazzo dei Congressi di Taormina e al quale erano invitate, sono state invitate tutte le scuole di Taormina e dei paesi limitrofi, abbiamo dato avvio a un progetto culturale molto importante che si intitola Conversazioni sul futuro e che vuole appunto essere l'inizio di un percorso attraverso il quale creare uno spazio di discussione libera per poter contribuire con idee proposte a rilanciare il futuro del nostro paese. Oggi abbiamo avuto l'onore di ospitare Piero Angela, appunto, che è un decano della divulgazione scientifica in Italia, oltre ad essere uno scrittore e un giornalista, e da 30 anni lavora in televisione e produce programmi e inchieste di carattere scientifico, tecnologico, ecologico ed ambientale, ed è autore di numerosi bestseller che sono proprio diventati dei casi nazionali e internazionali. Questo libro è veramente denso e prezioso. In due battute, a cosa serve la politica e come può migliorare la nostra politica? Un paese ha due pilastri, uno è la produzione di ricchezza, l'altro è la distribuzione della ricchezza. Quest'ultimo è il ruolo della politica. La politica non crea ricchezza, contrariamente a quello che taluno pensa, ma distribuisce ricchezza. La produzione è il mondo della produzione, che è quello di tutti coloro che partecipano al mondo del lavoro, alla creatività, all'invenzione, all'innovazione. Io ho fortemente voluto veramente questo incontro con l'autore, perché ho letto il libro che mi ha veramente entusiasmato, e quello che mi ha convinto di più è che il libro era valido per i giovani, perché voi siete posti il futuro e vi dovete preparare al futuro. Però bisogna che noi ci preoccupiamo molto anche di come migliorare la nostra capacità di produrre ricchezza. In altre parole, noi spesso in tutti i dibattiti politici ci occupiamo di come distribuirla, cioè come distribuire il latte, ma ci dobbiamo occupare anche della mucca, che è quella che poi permette la distribuzione di questa ricchezza. Allora io vi chiedo, ragazzi, però, tornando alla parola responsabilità, voi che disprezzate la politica, voi che vi lamentate degli stipendi dei politici e delle auto blu, siete mai andati a leggerlo il bilancio della regione siciliana? Vi siete mai interessati di come si spendono i vostri soldi? Avete mai chiesto alla politica di comportarsi diversamente? Ci vuole anche un po' di coraggio per fare i cittadini. Questo è un po' il concetto di fondo del libro, che si articola poi su vari temi che sono dall'economia all'industria, dall'energia alla scuola, all'educazione, ai valori e anche certamente ai comportamenti dei singoli e della responsabilità che poi ognuno ha di fronte ai problemi, dei problemi che ci pongono nella nostra società oggi. Ecco, è un po' di tutte queste cose che io parlo nel libro, arrivando poi a una conclusione che il vero problema che noi stiamo affrontando oggi è la forbice, come si dice, tra lo sviluppo tecnologico e la cultura, cioè la capacità di inventare delle tecnologie e invece dalla incapacità crescente di gestirle in modo corretto. Se noi gestissimo in modo più intelligente tutto questo sviluppo che abbiamo, non avremmo i problemi di cui si parla oggi. Allora, in definitiva, il rimedio che si può fare è quello di agire sulla parte intelligente dell'umanità, cioè nell'educazione, nell'informazione, nei valori,
nel merito. Una società funziona bene quando si mettono le persone giuste al posto giusto. Invece sappiamo che nel nostro paese in particolare vale più l'appartenenza, magari politica, che alle capacità. Questo vuol dire valorizzare il merito. Il merito a ogni livello, a cominciare dalla scuola, a finire nella società, nelle imprese, nel lavoro, soprattutto nell'amministrazione dei nostri beni. E quindi non è una questione semplice, perché abbiamo una lunga tradizione che non va in questa direzione. L'Italia è un paese dove viene premiata soprattutto l'appartenenza in particolare politica, più che alle capacità individuali. Questa è una degli acceleratori dello sviluppo che utilizziamo molto poco. L'altro è l'informazione, la televisione certamente, ma anche la scuola e la cultura, che si occupa di cose un po' lontane dalla crescita della società, crescita non solo in termini economici ma anche culturali, perché il nostro tempo è molto complicato, bisogna saperlo leggere per poterlo modificare. E in questo la cultura è molto carente. Abbiamo avuto un'ottima risposta dal pubblico in sala e l'entusiasmo dei giovani era palpabile. E non riusciamo anzi ad arrestare in questo momento la folla delle persone, appunto, che cercano di farsi fare un autografo o di catturare un'immagine con il decano della divulgazione scientifica in Italia. Sono molto soddisfatta di questo primo appuntamento e spero che Conversazione sul futuro diventi appunto un appuntamento che ci accompagnerà durante tutto l'anno che è appena iniziato. Grazie.